Trattore agricolo avvolto dalle fiamme, pompieri in azione a Cerbara. Benessere dei dipendenti, l'azienda Techfem farà effettuare uno screening cardiovascolare a tutto il personale per prevenire le malattie. Il progetto ha già ricevuto un importante riconoscimento a livello nazionale. Piano regolatore anima il confronto tra l'amministrazione comunale di Fano e i residenti del centro storico e quartieri limitrofi. Giovedì l'ultimo incontro. Conclusi i lavori al parcheggio del Boario a Fano, domani mattina l'inaugurazione con il sindaco e la giunta. Zingaretti a Pesaro per la festa dell'unità. È il momento di costruire un'alternativa al governo Meloni, ha detto il presidente della Fondazione PD. Le forze del centrodestra sono una minoranza di parlamentari, ma una maggioranza del paese. Utilizzare le api per il controllo della qualità ambientale. Nasce così il progetto Diamo Valore al Territorio. Sport e inclusione su Fano TV, la storia di Jacopo Primavera, atleta paralimpico di bocce che collabora con i centri estivi giallo. Al via la festa della Cresciamatta e hockey in porchetta, tra poco in collegamento dalla cooperativa Tre Ponti il presidente Gino Bartolucci. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. Forti temporali oggi nell'entroterra pesarese. Dopo il caldo eccessivo in alcune zone come a Cagli, Frontone, Serra Sant'Abbondio sono caduti chicchi di grandine di grosse dimensioni, come potete vedere dalle immagini che sono state pubblicate sulla nostra pagina Facebook Reporter di Strada. Secondo il meteo.it è complice di tutto ciò l'anticiclone africano. Infatti, come hanno spiegato gli esperti, quando nell'atmosfera è presente una grande quantità di aria calda e umida e all'improvviso irrompe una corrente più asciutta e fresca, si crea il mix esplosivo per fenomeni di questo tipo. Le correnti ascensionali all'interno di una supercella temporalesca sono in grado di sostenere in aria i chicchi di grandine che altro non sono che cristalli di ghiaccio. Più restano sospesi, più il chicco aumenta di dimensione e volume, fino a cedere alla forza di gravità, cadendo in superficie con estrema violenza, come accaduto anche in Veneto. Oggi pomeriggio i vigili del fuoco di Fano sono intervenuti in località Cerbara tra i comuni di Colli Armetauro e Terre Roveresche, dove intorno alle 15 un incendio ha coinvolto un trattore agricolo e alcune balle di paglia. I pompieri, in collaborazione con l'autobotte proveniente dalla centrale di Pesaro, hanno provveduto a spegnere le fiamme con l'utilizzo della schiuma antincendio. Poi hanno messo in sicurezza l'area dell'intervento. 79 persone identificate, 20 veicoli controllati e 4 violazioni al codice della strada. E questo è il bilancio dei controlli che i finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro hanno eseguito lungo le strade, nei parchi pubblici, nei pressi delle stazioni ferroviarie e in alcuni locali dove si concentra la movida durante la stagione estiva. Le fiamme gialle hanno individuato 2 lavoratori in nero e per altri 12 la posizione è in corso di approfondimento. Invece l'utilizzo delle unità cinofile ha consentito di segnalare 2 soggetti alla Procura della Repubblica per la violazione della normativa penale in materia di stupefacenti. Infine è stata rilevata una violazione del canone di abbonamento speciale RAI destinato alle attività commerciali. E spesso dal mondo del lavoro emergono notizie drammatiche che parlano di incidenti e di mancato rispetto delle norme di sicurezza. Oggi invece vi parliamo di un'azienda, la Techfem di Fano, in prima linea contro le malattie cardiovascolari con un progetto che è già stato premiato a livello nazionale. Massimo Foghetti. Non è facile trovare nel mondo del lavoro imprese che oltre a perseguire il risultato economico si rendano disponibili in senso sociale a migliorare la qualità della vita dei loro dipendenti. Eppure anche nel nostro territorio operano delle realtà imprenditoriali illuminate che hanno assunto delle iniziative del tutto singolari che hanno riscosso il plauso delle istituzioni. Una di queste è la Techfem, ditta che lavora nel settore delle energie rinnovabili, sviluppando progetti multidisciplinari che coinvolgono tutte le competenze specialistiche necessarie alla progettazione impiantistica e infrastrutturale ed elevata complessità nei settori primari dell'energia. Alla presenza dell'assessore regionale al lavoro e alla sicurezza nei luoghi di lavoro Stefano Aguzzi, del sindaco Massimo Seri, del direttore della Confindustria di Pesaro Urbino Andrea Baroni, Federico Ferrini della Techfem ha illustrato un progetto che tira in causa 300 dipendenti tra le sedi di Fano e quelli di Lamezia Terme, trattandosi di un progetto di carattere sanitario
Con lui il cardiologo Andrea Pozzolini e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione Andrea Vitali. Il progetto Ti abbiamo a cuore, così l'abbiamo chiamato, perché vogliamo al di là e oltre gli obblighi di legge che naturalmente ottemperiamo come tutte le aziende del territorio e non solo, vogliamo fare qualcosa di più, ovvero informare i nostri collaboratori di quelli che sono i rischi delle malattie cardiovascolari che abbiamo imparato anche grazie a questa iniziativa, a questo progetto, essere la prima causa di mortalità non solo in Italia ma anche a livello europeo rispetto a tutte le altre patologie. Quindi oltre a informare anche offrire questo progetto di screening con esami del sangue, ECG, a tutta la popolazione aziendale nella fascia di età 40-69 anni che è appunto quella più a rischio e quella alla quale può essere applicato questo modello Score 2 di indagine. E questo perché? Perché abbiamo appunto seriamente interesse che i nostri collaboratori, non vogliamo che siano lasciati loro stessi, ma vogliamo accompagnarli in un percorso di salvaguardia e prevenzione della loro salute. Ed è un progetto che si estende da Fano alla Lamezia Terme. Ma sì, oggi abbiamo avuto questo asse Fano-Lamezia Terme, noi ce l'abbiamo continuamente, siamo nati a Fano 40 anni fa, a Lamezia Terme ormai siamo presenti da oltre 15 anni con questa nostra sede che sta via via crescendo, e per cui il progetto è dedicato a tutta tutti i nostri collaboratori. Il risultato e l'obiettivo concreto del progetto sarà fare in modo che il 100% dei nostri collaboratori che rientrano all'interno di questa fascia di età, che come ho detto 40-69 anni, aderisca al progetto, perché il progetto naturalmente è volontario, offerto dall'azienda ma è volontario, non possiamo naturalmente obbligare nessuno a sottoporsi a degli esami clinici, però appunto l'obiettivo che l'azienda ha è quella di invogliare, coinvolgere e fare in modo che tutti quanti 100% quindi partecipi. E cambiamo argomento per collegarci con Stefania Bonomi, che è alla cooperativa Tre Ponti di Fano, dove ha preso il via la festa della Crescia Matta e Oca in Porchetta. Stefania, a te. Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori. Sì, ci troviamo proprio alla 38esima edizione della festa della Crescia Matta e dell'Oca in Porchetta e siamo naturalmente insieme al nostro presidente della cooperativa Tre Ponti, Gino Bartolucci. Buonasera a tutti, buonasera ai telespettatori. Naturalmente oggi il tempo nel pomeriggio era un tempo che un po' non prometteva grandi cose, invece è arrivato il tempo buono e queste manifestazioni quando il tempo è bello e aspettiamo già agli stand tanta gente, fra un po' partiremo con la scuola di danza di Alice che vedete qua vicino a me e poi la grande orchestra di Elena Camarrone. Naturalmente ci aspettiamo tanta gente stasera ma anche le prossime serate, perché la nostra, hai detto bene, che è la 38esima edizione. Dovrebbe essere la 40, giusto? Solo che siamo alla 38esima perché due, diciamo, le ha mangiate il Covid. Esattamente, quest'anno la cooperativa festeggia i 40 anni, ma la festa è rimasta un po' indietro causa Covid, però il Covid è passato, non ci ricordiamo più del Covid. Senta Gino, una domanda, ma questa è nata quindi nel 1983, la prima edizione, giusto? 1983. Ma non è cambiato nulla, nel senso che c'è ancora tanta partecipazione e questa musica piace sempre tantissimo. E noi chiamiamo le migliori orchestre che ci sono a livello nazionale, perciò siamo molto partecipate. È vero, 38esima edizione, ma Crescia Matta 38esima, l'Oca è solo la quinta edizione perché abbiamo abbinato alla Crescia, che mi dicevano che era un cibo povero, naturalmente abbiamo abbinato qualcosa di più ricco, ovvero l'Oca. Quindi ricordiamo a tutti che naturalmente questa è la prima serata, ma ci sarà anche domani e anche domenica, sempre con delle orchestre diverse, sempre di liscio, la famosa musica da ballo e tanto cibo enogastronomia. Vini, di tutto. C'è di tutto e di più. Noi abbiamo parlato di Crescia, di Oca, ma abbiamo salsiccia, piadine, hamburger, cotolette. Chi più ne ha più ne metta. C'è di tutto, aspettiamo tanta gente, come tutti gli anni naturalmente alla nostra festa della Crescia Matta. Partiremo fra 10 minuti con Alice, scuola danza, progetto danza, che si esibirà con tanti ragazzi della scuola danza di Lucrezia, perciò poi Elena Camarrone, che è una delle orchestre migliori a livello nazionale.
E prima di salutare i nostri telespettatori ricordiamo che sono anche molto meno i bambini, perché c'è uno spazio apposito per i bambini, quindi se i genitori mentre vogliono ballare i bimbi sono custoditi. Esattamente, abbiamo qua nel campo da calcio 5 che è ben recintato, praticamente abbiamo la nostra animazione per bambini, praticamente la nostra Lucarelli sì, che praticamente ha... Mentre gli anziani, i genitori ballano, i bambini si divertono a giocare. Perfetto. Aspettiamo tanta gente, come abbiamo detto prima. Grazie. Grazie Stefania, grazie anche al presidente Gino Bartolucci. Noi andiamo avanti con il giornale. Wider ha aperto una prima area produttiva nel nuovo cantiere di Fano, situato tra il porto antico e quello turistico. Grazie alla collaborazione di tutti gli enti coinvolti, si sono concluse con successo le operazioni di trasferimento e ingresso delle prime due unità del nuovo catamarano Wider Cat 92. I lavori di completamento dell'area produttiva proseguiranno nei prossimi mesi, fino al termine previsto per la fine del 2023. Poi inizierà la costruzione dell'area uffici, nei quali prenderanno vita nuove tecnologie sostenibili legate alla nautica. Il centro storico, la zona mare e i quartieri limitrofi sono stati oggetto di confronto per quanto riguarda le previsioni urbanistiche contenute nel nuovo piano regolatore. Un piano che fa sempre discutere i cittadini, ma che ora sembra giunto alle fasi finali. Dopo l'ultimo confronto che si è svolto giovedì alla Memo, la parola ora aspetta alla Giunta e al Consiglio Comunale per la sua adozione. Le zone di via Roma o le zone intorno. Con l'incontro che si è svolto alla Memo, nel pomeriggio di giovedì scorso si sono conclusi per il momento gli incontri programmati dall'amministrazione comunale per illustrare la bozza del piano regolatore e raccogliere proposte e commenti dai cittadini. L'ultimo incontro ha riguardato il centro storico e i quartieri limitrofi, prendendo in esame il piano delle relazioni. Un piano nato col presupposto di stabilire una connessione tra i diversi luoghi della città. La città dei prossimi anni quindi avrà un centro storico più esteso che dovrebbe ampliarsi verso il mare e al di fuori delle mura verso il quartiere della Trave di San Lazzaro del Vallato, comprendendo iniziative di servizi e di viabilità. Una viabilità sempre più dolce e una città dall'aspetto sempre più green. Ad ogni quartiere è stato assegnato un suo punto centrale, una piazza, un centro civico, una scuola, parcheggi, negozi, servizi essenziali. Si è ridotto notevolmente il consumo di suolo e sono stati inseriti nel piano regolatore sia il completamento degli interquartieri sia le modifiche della viabilità di Fano Sud. Alla caserma e al Vittorio Colonna è stata assegnata una funzione flessibile, che potrà attuarsi a seconda delle occasioni. Si persegue l'idea di una Silver House, così come proposto dall'INPS. Per la Paolini, uffici pubblici, negozi, parcheggio interrato, uffici, inclusa anche la variante relativa alla costruzione della palazzina delle emergenze nei pressi dell'ospedale. Il tutto è stato illustrato, insieme ai suoi tecnici, dall'assessore all'urbanistica Cristian Fanesi. Centro storico a Fano ci si viene per stare insieme, per venire alla Memo, per andare al ristorante, al bar eccetera, ma ci si deve anche pur vivere e quindi noi da questo punto di vista cerchiamo di creare le condizioni. E poi c'è tutto il tema del commercio, per cui una grande tutela le strade principalmente coinvolte nel commercio come via Garibaldi, via Cavour e Corso Matteotti, dove al piano terra non sarà possibile trasformare i negozi in abitazioni. Il primo tema è la viabilità, prevediamo il prolungamento delle strade interquartieri, il collegamento della strada interquartieri con le opere compensative in località Belgatto. Abbiamo previsto anche a sud ovviamente il tema della viabilità con la creazione di una nuova strada, diciamo parallela all'autostrada che colleghi appunto la quartiere di Tombaccia con Marotta. I parcheggi saranno realizzati più in zona mare? Sì, noi abbiamo visto che nella zona mare ci sono delle aree ancora non edificate dove potrebbe essere creato lo spazio per fare dei parcheggi multipiano, quindi andare in verticale. Sotto è difficile, in zona mare c'è l'acqua, quindi andare in centro è molto difficile perché ovviamente ci sono le tutele archeologiche, quindi la soluzione che noi abbiamo pensato è di creare due parcheggi multipiano in zona
mare, ma abbiamo previsto anche un parcheggio multipiano sotto la caserma Paolini, non appena ci verrà restituita. Per il Vittoria Colonna, l'ex convitto, abbiamo avuto una proposta che è stata elaborata da un fondo Beatrice dell'INPS, di proprietà dell'INPS. Noi gli abbiamo chiesto di usare gli spazi al piano terra, gli spazi seminterrati, perché noi vorremmo buttare giù idealmente quel muro che divide il Vittoria Colonna con il resto della città. Vorremmo che il Vittoria Colonna sia permeabile, che si possano andare i fanesi, oltre che i residenti che arriveranno, e possano essere utilizzati degli spazi anche per, come dire, servizi collettivi. E domani mattina si inaugura il nuovo parcheggio riqualificato dell'ex Foro Boario a Fano, un parcheggio per auto e moto con alberature e una nuova illuminazione a LED. Finalmente siamo pronti. Da gennaio ad oggi il lavoro si è compiuto, ci eravamo presi un impegno di restituirlo alla città entro l'estate e così è stato fatto. Questo naturalmente è stato fatto perché? Perché c'è stata una ditta veramente adempiente che è stata dietro i lavori ed è riuscita nei tempi giusti a garantirci un lavoro fatto bene, un lavoro che serviva tantissimo alla città perché porta ordine, lo vedete alle mie spalle, sicuramente rinnova proprio anche la funzionalità di questo parcheggio, perché non solo la funzionalità dello spazio delle auto, ma della vivibilità, della sicurezza, anche del verde, della tutela delle piante che oggi hanno delle cordolature e quindi vengono protette, della sicurezza perché si parla di un'illuminazione nuova che non era prevista, per cui di notte questo parcheggio ha luce. E quindi vi aspettiamo sabato 22 luglio alle 8:30 proprio qui, perché siamo pronti anche ad offrirvi una bella sorpresa che accompagni tutta la vostra giornata. Tappa a Pesaro per Nicola Zingaretti in occasione della festa dell'Unità. Il neopresidente della Fondazione PD è stato intervistato da Marco Lonigro nel corso della serata a Baia Flaminia. Rispetti gli impegni. Partiamo da questa festa, quanto è importante esserci questa sera? È importante che tutta l'Italia è piena di feste belle come questa di Pesaro, perché è qua che anche nella battuta, nel richiamo, nello scherzo, nella critica, nell'urlata ritrovi quello che deve essere la politica, servizio alle persone. Il servizio quando si porta a tavola un piatto di pasta e il servizio quando si ascolta, perché bisogna fare del bene. E poi il tema di questa sera, del dibattito di questa sera, come si sta comportando l'opposizione attualmente? È troppo divisa e ci sono dei segnali positivi come la scelta di sostenere insieme il salario minimo, che dimostra che si può fare. Essere alleati è una cosa, essere uniti è un'altra cosa, ma non vuol dire essere la stessa cosa. Si possono trovare delle questioni qualificanti e fare delle battaglie insieme. Io credo che l'Italia dal centro-sinistra si aspetta questo, e non dimentichiamoci mai una cosa, che la destra ha la maggioranza dei parlamentari ma è una minoranza degli elettori, le forze del centro-sinistra sono una minoranza dei parlamentari ma sono la maggioranza del paese, e questo dà un compito all'opposizione. Domanda forse banale, oggi esiste una reale alternativa al governo Meloni? La stiamo costruendo, c'è sul tappeto i danni che sta facendo il governo Meloni all'Italia, perché a parte le parole, quello che io vedo è una assoluta inesistenza della voglia di combattere le disuguaglianze tra le persone, e questo è un fatto drammatico, perché chi ha bisogno è sempre solo in questo paese, anche con la Meloni. Qual è attualmente la situazione nel PD? Io credo che con l'elezione di La Schlein si sia riaperto un canale di dialogo con l'Italia. Tante persone che avevano perso la fiducia riprendono a guardare a questa forza con speranza, ma soprattutto io dico è l'ora di rimboccarsi le maniche e ricostruire un'alternativa in questo paese. Ultimo invece, quale sarà il futuro di Nicola Zingaretti? Faccio il parlamentare, vado alle feste dell'Unità, do una mano, discuto, lotto per delle battaglie, adesso con a sostegno di una battaglia per fermare un emendamento osceno della destra che vuole mettere il centro sperimentale di cinematografia italiano sotto il controllo del governo. Tante cose utili da fare.
È iniziato il progetto intitolato Diamo valore al territorio. Si tratta di un monitoraggio per valutare la qualità ambientale della regione mediante diverse arnie dislocate in più zone. Firmato presso il Comune di Pesaro, il protocollo d'intesa utile per dare vita ad una nuova iniziativa che si avvale delle api come indicatori della qualità ambientale della regione. Gli impollinatori sono degli indicatori biologici fondamentali per quanto riguarda la presenza delle sostanze nell'aria. E questo progetto parte proprio da questo, dalla capacità dell'impollinatore che raccoglie nel proprio corpo e nel proprio prodotto, nelle arnie, tutto quello che noi troviamo nel raggio di azione dei medesimi nell'ambito appunto dell'ecosistema che frequentano. Come diciamo, amministrazione, nel momento in cui ci è stato proposto di entrare in questa rete che ha avuto origine comunque con il centro floristico Ricerche Marche Brilli Cattarini, abbiamo subito aderito. Il motore di tutto questo è stata l'associazione Soroptimist, che aveva questo progetto originario Saving Bees, appunto di tutela degli impollinatori, perché il problema dell'inquinamento ambientale ha portato anche a un declino di questi esseri che, come ho detto, svolgono un ruolo fondamentale per gli equilibri dell'ecosistema e anche per la tutela della biodiversità. L'obiettivo è creare una rete di monitoraggio composta da diverse arnie dislocate nel territorio, così da formare delle centraline ambientali. Importante il ruolo del Parco Miralfiore. La sua area naturalistica presterà due delle arnie già presenti per le rilevazioni che verranno effettuate dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale. Questo progetto nasce nel 2021, una proposta fatta da Soroptimist, il progetto OSI delle api, perché loro avevano proposto alla provincia una collaborazione per l'installazione di una serie di arnie nell'orto botanico e per questo progetto di tutela della biodiversità. Quindi siamo partiti con due arnie, adesso ne abbiamo quattro. Ovviamente l'orto botanico si presta molto ovviamente per la ricchezza di flora, per ospitare appunto queste arnie. E già all'inizio di questo progetto c'era già l'idea di allargarlo con altre attività, tra cui questa del monitoraggio ambientale utilizzando le api. Si è pensato di posizionare tante arnie in tutte le città dove ci sono i club del Soroptimist e tante famiglie di api. Perseguiamo tre obiettivi, che uno è la sostenibilità e anche appunto l'ambiente e la tutela dell'ambiente attraverso le api e anche la loro vita qua e anche diciamo così quello che può essere l'empowerment femminile. Noi siamo un club femminile, quindi anche cercare di dare un qualche spiraglio, lavoro a delle donne. Non ultimo e importantissimo, un'attività didattica e di educazione perché sono previste visite delle scuole anche in tutte, sia al centro florovivaistico e poi quando si posizioneranno le altre arnie al Parco Scarpellini. Domani sera, sabato 22 luglio, si torna a ridere con i comici del San Costanzo Show che saliranno nuovamente sul palco dell'Arena BCC a Tre Ponti di Fano. Allora sentiamo le interviste che ha realizzato Maria Elena Del Bianco. Sì, e c'è tutta sta zona con i prati. Sì. Io lo chiamerei quartiere prati. E mamma mia, te c'è una testa. Te c'è una testa, veramente, sei un genio. Io non mi rendo, sei mio fratello, ma io non mi rendo conto perché te sto che c'è. Non potranno mancare neppure gli amici del San Costanzo Show, che quest'anno in due date naturalmente avranno il loro spazio, il loro momento, uno dedicato ad uno spettacolo e l'altro invece dedicato ad un film di cui insomma tra poco vi parlerà. Di cosa devo parlare oggi? No, cioè, ci siete voi, no? Sì, all'Arena BCC, sia luglio che agosto. Se stiamo dicendo le date, dopo la gente non capisce. Lui non c'è, quello che cantava adesso non c'è, è un disturbatore così, ma grandi personaggi del San Costanzo Show, ci saranno tutti quanti lì, i famosi, diciamo la signora Orietta Pedotti, la signora Rosa Della Cecca, le signore Pesaresi, ci sono tutti quanti i grandi personaggi da Civitanova a tutte le Marche rappresentate nel nostro grande show. Facciamo sia lo spettacolo teatrale Cavalli anzi Somari di Battaglia, sia luglio che agosto, ma anche il nostro film Non aprite quella sporta, sia luglio che agosto. San Costanzo Show, da non perdere! Basta, chiudi perché se facciamo lì.
E domenica 23 luglio alle 21.15 alla Pinacoteca San Domenico a Fano, l'orchestra di fiati Fanum Fortune eseguirà il concerto d'estate. L'iniziativa è organizzata dalla Fondazione Carifanno con il patrocinio del Comune. L'ingresso sarà libero. Ora vi raccontiamo la storia di Jacopo Primavera, atleta dell'anno paralimpico di boccia che da 3 anni collabora con i centri estivi Jump. Lo ha intervistato Esther Musco. Chi l'ha detto che le bocce è uno sport adulti? Ce lo dimostra Jacopo Primavera, atleta italiano con sindrome di Down, campione in carica per la disciplina delle bocce DIR, che ha trionfato lo scorso ottobre a Trevi sia per la disciplina del singolo che per l'attività in coppia C21. Sono qui per raccontare la mia esperienza con il mondo dello sport, bocce, con l'aiuto dei miei allenatori Adriano Frattini, Giovanni Iacucci e Romano Giovannini. Mi hanno raccolto bene, mi hanno allenati tutti i giorni. Volevo ringraziare perché ho portato 2 medaglie d'oro a Viadore e la coppia. E allora voglio ringraziare a tutti, compreso anche la mia educatrice che mi segue da 2003 e anche Giorgio che mi ha aiutato questi anni con il rugby. Quella delle bocce è una passione nata per gioco grazie alla mamma Francesca. Ti sei scoperto appassionato di bocce dopo aver provato altri sport oppure la passione è stato un amore a prima boccia? È veramente la prima boccia che ho preso lo sport. Dopo passati gli anni da piccolo ho seguito oltre le bocce, calcio, basket e nuoto. Quanto tempo hai dedicato? Impegno, giusto? Con l'impegno che da mia madre Peschetto mi mandava a giocare le bocce. E allora sì, questa è una situazione molto importante per lo sport. Jacopo insegna ad avvicinare al mondo delle bocce anche i più piccoli, con pazienza e devozione. Del talento delle bocce, dei bambini qui nel nostro centro Jump. La cui affezione molto è la Beatrice, che è bravissima, con l'aiuto delle regole che gli ho dato, e gli altri bambini sono contenti anche loro. E visto che eravamo con un campione, ne abbiamo approfittato per avere 2 dritte vincenti ed essere performanti con questo sport. Qual è il segreto per giocare bene a bocce? Lo diciamo a chi ci sta seguendo, chi vuole iniziare anche a fare questo sport. Cosa vogliamo dire a chi per la prima volta si approccia a questo tipo di sport? Allora, come tipo di sport, soprattutto il segreto delle bocce è amminare al punto. Soddisfatto delle sue vittorie, ci mostra con orgoglio le sue medaglie e il suo trofeo. Le 2 medaglie d'oro è la coppia, sì, e duale. Ci ho preso la medaglia di bronzo, la coppia e duale dell'oro. Jacopo da 3 anni, durante la pausa estiva, collabora con i centri Jump come aiuto educatore a testimonianza di un'inclusione a tutti gli effetti. Io dico sempre, ognuno a suo modo. Ho introdotto Jacopo insomma nel mondo Jump perché l'ho seguito durante il suo percorso scolastico. Abbiamo pensato bene di farlo lavorare con noi. Ha fatto, come tutti i ragazzi aiutanti che sono al Jump, il corso da aiuto educatore. Sono 3 anni che è qui con noi e per noi è un aiuto effettivo. Fa i nostri stessi orari, ha le nostre stesse mansioni. Ha avuto proprio questa risonanza perché insomma è inclusione vera, non a parole. E proprio l'inclusione è uno dei tanti obiettivi che perseguono i centri Jump. Abbiamo già una collaborazione anche con i servizi educativi del Comune di Fano che ci aiuta e ci agevola in questa cosa qua, soprattutto sull'utenza ma anche sui più grandi, quindi chi può far parte dello staff. E onestamente il nostro metodo è molto, diciamo, libero in certe situazioni, quindi lasciamo fare, provare. Questo vale anche per lo staff, per ragazzi come Jacopo o altri che si mettono in discussione e portano dei buoni risultati. Abbiamo chiesto al campione quali sono i suoi progetti futuri. Il 22 di settembre a Castelfidardo, il 1 di dicembre a Colla Combattente e il 21-22 di ottobre a Padova. E ai futuri traguardi di Jacopo a noi non resta che augurare. Forza IA, siamo tutti con te. Domenica sera alle ore 21 su Fano TV andrà in onda l'ultima puntata del documentario Una volta Fancio era nei campanili. Immagini, testimonianze e documenti ripercorrono questa triste pagina della storia fanese grazie al lavoro di Gastone Mazzanti. A seguire trasmetteremo la giornata conclusiva dedicata alla Fano dei Cesari con la pompa magna, cioè la sfilata delle 4 fazioni e la corsa delle bighe. Tra poco invece trasmetteremo lo speciale condotto da Francesca Fiorelli e dedicato proprio alla Fanum Fortune. Io vi ringrazio per aver seguito Occhio alla Notizia e vi auguro una buona serata su Fanum TV.
La luce